Alla competizione possono iscriversi gruppi di almeno tre componenti che presentino idee imprenditoriali basate sulla ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, in qualsiasi campo e indipendentemente dal livello di sviluppo. La partecipazione è aperta a studenti, dottorandi, assegnisti, docenti e personale. Per iscriversi è necessario che almeno un componente del gruppo appartenga ad una delle università promotrici e abbia conseguito un titolo di studio presso uno degli Atenei campani nell'ultimo quinquennio. Mi sembra una manifestazione che dai numeri dimostra l'interesse che si ha, il fatto che sia un format realizzato in 150 nazioni, che abbia coinvolto 2.900 iniziative sviluppate in diversi paesi, 193.000 start-upper, significa che c'è come dire, voglia di impresa, voglia di confrontarsi, voglia di competere. Quest'anno siamo alla seconda edizione, l'anno scorso è stata tenuta nella città di Salerno, quest'anno la nostra università. Nel cuore delle rappresentanze studentesche, che sono le nostre residenze universitarie, con l'ausilio delle nostre strutture, in particolare col delegato al trasferimento tecnologico Cesare Pianese. Ai primi 5 classificati sarà attribuito un premio rispettivamente di 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 e 1.000 euro. Le idee vincitrici parteciperanno poi alla fase finale del premio per l'innovazione. Inoltre, per questa edizione sono stati istituiti anche tre premi speciali da 500 euro ciascuno. Credo la nostra università sul trasferimento tecnologico, tutto questo mondo diciamo, dello start-up e degli spin-off stia facendo molto, ma credo che debba fare ancora di più nell'interesse della nostra stessa università, perché siamo valutati anche nel profilo dei brevetti di qualità che portiamo dentro, degli spin-off che riusciamo a incubare e poi dopo a metterli sul mercato libero, ma è anche nell'interesse diciamo, del territorio, perché oggi le possibilità occupazionali sono solo collegate allo sviluppo del mondo dell'impresa e del mondo dell'innovazione.